Salve a tutti, ecco un nuovo videogioco del 2014 creato da me e, signore e signori, abbiamo Lambda Project 2. Prima abbiamo provato l'1 del 2013, questo è del 2014 e quindi ci aspettiamo un sacco di nuove novità nel gameplay. Realizzato sempre con Blender, ricordo che ho dovuto scaricare una versione più vecchia, precisamente la 2.65 per giocarci perché la 2.70 86 non è compatibile, meraviglioso. Iniziamo con il menu. Il menu ci pone subito una difficile domanda. Iniziare a giocare o uscire? I propositi non ci sono, quindi il giocatore è propenso a uscire, ma noi ci vogliamo far del male e proviamo il gioco. Ci sono un po' di asset fregati qua e là, perché chiaramente uno nel 2014 avevo appena cominciato, non potevo creare tutto io, no? Poi con Blender, sono tutte cose. Quindi, abbiamo già preso le munizioni dietro, perché c'era questa easter egg. Si può mirare meravigliosamente. Vediamo le mani che sembrano quelle di pinguino di Batman. Le ombre fatte bene, vedi, questa è la nostra ombra. Questo è un divano. Saltiamo divano e voliamo via, perfetto. Qui c'è il simbolo della radioattività, the biohazard. Perfetto. Abbiamo preso la vita, che è quella di Half-Life 2. Ah, a proposito, Lambda Project è chiaramente ispirato da Half-Life, perché Half-Life è un capolavoro videoludico. Bam! Abbiamo steso la sedia. Un corpo umano, meraviglioso. Bene. Ci spostiamo. Sinistra. Non si può correre, ma si può saltare, come se fossimo sulla luna. Meraviglioso. Le texture messe male. L'ombra si sposta. Oh, attenzione ai suoni. Una cosa che mi piace molto è programmare i trucchi. Infatti, se scriviamo ammo o vita, ci sono i trucchi. E si sente pure la voce di Alf, di... sì, bella raga, di Alone in the Dark 4, The New Nightmare, quando si comincia la partita. Perché pure Alone in the Dark, raga, è un capolavoro. Atari. Apriamo la porta, attenzione. Nemici immobili che perdono sangue. Bam! Ok. Ok, ci hanno colpito nonostante fossero morti. Non ho mai capito come si fa a programmare la morte in Blender di un personaggio, di un nemico. Benissimo, ci sono un sacco di vite. Grande. Benissimo, meraviglioso. Le immagini e texture prese da Google. Ricarichiamo. Meraviglioso. Qui c'è il nemico. Eccolo! Ma che... Meraviglioso. Sì, capito, zio. Ma qui c'era un'altra cosa. La mira più storta al mondo, raga. Bene. Qui c'era l'easter egg, beh. Quei suoni di Half-Life, poi. Ok, incredibile. Qui la cosa migliore era passare qui, attraverso i nemici. Qui c'è un nemico, attenzione. Guardalo come colpisce i cartoni. Un sacco di munizioni. E divani, giustamente. E poi nulla. Il sangue che schizza. Ciao. Giusto per. Basta. Ma che me frega me dei nemici. Attenzione. Nuota. Però non muove le gambe. Qui ci sono le rollerblade. Rollerball di Half-Life. Che se uno le colpisce si rincoglionisce. No, non c'è manco più l'effetto. Ah, sì, c'è, vedi. Vabbè, questo è immortale. Qui c'è... Oh! Ha attraversato il muro! Vabbè. Quei suoni di Half-Life. Eccola.
Però è bello questo effetto, dovrebbero mettere su Unity. Questo è eSport, ragazzi. Ok, c'è del sangue con un bello shading. C'è un'altra porta. Ah, incredibile, ero generoso. Abbiamo fatto parkour per prendere le munizioni. Lo scienziato di Half-Life 2. La deficienza artificiale. Vabbè. Altri scatoloni, cioè, ma è un magazzino, eh. Attenzione, arriviamo. Cos'è questa? Ok, questa è vita. No, infame. Sto per ultrapassare la mappa. Vabbè, questo è meglio non uccidere. No, ragazzi, guarda là. Vabbè, usa i trucchi e vado a livello successivo. Ok, ho modificato il codice, ora siamo all'ultimo livello. Vagamente ispirato ad Half-Life 1. Attenzione. Attenzione, entriamo, ci ritroviamo per l'ennesima volta qui, però molto con la luce diversa, un'ambientazione diversa. Niente, non mi viene la parola. Un'atmosfera diversa. Modifica la stanza. Ops. E ci sono questi super nemici. Ok, spara mentre ricarica. No, ho sentito il trigger. Lasci che le dica. Abbiamo di nuovo bisogno del suo aiuto. Le avrei detto che ci saremmo rincontrati, ricorda? Beh, avrei sperato in altre circostanze, ma come ho detto, sono tempi straordinari. Ora sta a lei decidere il futuro. Meraviglioso, ho sempre voluto fare il doppiatore. Ok, lag. Penso sia finita qui, eh. Oh, incredibile. Creato da Lalo Game Engine, Blender Game Engine, Lambda Project 2. È stato un piacere. Al prossimo video. È stata The Mods, raga, è da Luca P, che sarà Luca Peluso. Incredibile, ragazzi, incredibile. G-Man, Lorenzo De Santis. Scienziato 1, Achille D, raga. Attenzione. Meraviglioso. E niente, io direi di uscire.